Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui con un video un po' diverso dal solito, perché ieri sera stavo guardando il mio Instagram e a un certo punto mi sono venuti fuori questi post di Trendmood, che se non lo sapete è una pagina super famosa che fa vedere prodotti appena appena usciti o a volte li spoilerà anche un pochino. E mi sono detta, perché non farci un video in cui li guardiamo insieme e li commentiamo? Io sono qui con il mio iPad e vi metterò comunque le immagini qua da qualche parte, penso da questa parte. Adesso mi sposto un pochino di qua, che così riesco a farcela stare meglio. Partiamo con questa palettina di Westman Atelier. È una palettina, a quanto pare, di Lip Suede, ossia di prodotti labbra. A me sinceramente non fa impazzire, non mi fanno impazzire in generale le palette labbra, non mi fanno proprio impazzire in generale quei prodotti labbra che dalla cialda vanno applicati col pennellino. A me sinceramente questa palettina non mi entusiasma più di tanto. È assolutamente carina però da portarsi in giro, perché comunque in poco spazio avete 4 shade. Andiamo avanti con una novità di Natasha Denona, e stavolta se n'è uscita con i Puff Paint Liquid Blush Serum, ossia dei blush in siero, che è una cosa che noto che ultimamente va veramente super di moda. Anche questo non è un prodotto che mi entusiasma più di tanto, ma vi devo dire che le ultime novità viso che vanno di moda adesso non sono molto nelle mie corde. Si parla molto comunque di basi leggere, prodotti per blush, contour illuminante in crema, e io sono tutto l'opposto, cioè mi piacciono basi più coprenti, prodotti viso in polvere. Quindi passerò sicuramente anche questa uscita, però devo dire che per l'estate mi sembra un ottimo prodotto in generale, adesso tralasciando i miei gusti, anche magari a base nuda, quindi senza fondotinta. Secondo me un po' di questo prodotto ci sta veramente bene. Che noia, la nuova uscita di Colourpop è una palette tutta sui nude, ma vista e rivista e strarivista, cioè no, non mi dice assolutamente niente, cioè ce ne sono di palette nude molto più belle. Passiamo a Dalamar Cosmetics, è uscita con questi nuovi gloss che sembrano stupendi. Anche il gloss purtroppo non è uno fra i miei prodotti preferiti, o almeno mi ci stavo avvicinando, e poi è scoppiata tutta la pandemia e quindi con le mascherine mettere gloss comunque prodotti cremosi sulle labbra non è proprio consigliato se non ve lo volete ritrovare fino in fronte. Diciamo che se non ci fosse stato questo problema mascherina, su questi ci avrei fatto un pensiero. Adesso non so in realtà se questo è un brand referibile in Italia. Andiamo avanti con una nuova uscita di Morphe 2. Anche questo noto che è un prodotto molto travel friendly, perché in un'unica confezione comunque si hanno vari prodotti. Scusate se guardo sempre in basso, però sto cercando di studiarmi bene l'immagine. Tra l'altro sto vedendo dei glitter veramente veramente fighi, che però a quanto pare non sono più agli occhi ma sono dei prodotti labbra, e quindi non mi entusiasma più così tanto, anche perché come vi stavo dicendo prima i prodotti labbra in cialda a me non mi sono mai piaciuti. Cioè un prodotto occhi, un ombretto che dovrebbe essere a shimmer ma a giudicare dalla foto sono molto poco shimmer, molto molto naturali, un blush in crema e due prodotti labbra, quindi una tinta labbra dicono qui, un dewy balm che dovrebbe essere appunto quello tutto super glitterato. Passiamo ora invece a Too Faced, che ha deciso di ampliare la sua linea degli hangover lip balm. Non ho mai provato questo lip balm nella sua versione originale, però vi devo dire che mi ha sempre ispirata un sacco, perché appunto a differenza di un gloss, questo è da utilizzare più come trattamento, quindi è un prodotto che sinceramente mi ritrovo ad utilizzare. L'hanno fatto ora a quanto pare anche in diverse colorazioni e diverse profumazioni, ci piace. Passiamo ora a una mega collezione di Kiko, perché è appena uscita con la collezione sulla frutta, ma a quanto pare ce n'è già una nuova dietro l'angolo. Sto parlando della Dolce Diva Collection, una collection che dà molto quelle vibes estive, no? Difatti è composta da 3 blush cotti e da 3 bronzer sempre cotti. Che dire, dalle foto sembrano veramente tanto luminosi e quindi non il prodotto che vado a cercare io. Almeno sui bronzer
sicuro preferisco qualcosa di matte. Solitamente anche come blush, poi ogni tanto qualcosina di un po' più shimmer ci sta. Preferisco sempre avere una base un po' più opaca. Poi vado semmai con l'highlighter. Ecco, appunto, gli highlighter ne hanno fatti due cotti che tra l'altro sembrano veramente veramente belli, mentre invece per seguire la moda del momento di prodotti viso in crema hanno fatto appunto anche gli illuminanti in crema in tre diverse shade. Passiamo ora alla palettina, che a vederla così ad un primo sguardo mi era sembrata assolutamente una palette viso, andando a leggere sotto invece una palette occhi, cioè vi giuro che ci sono rimasta. Un po' a vedere le tonalità delle cialde mi sembrava assolutamente una palette viso, e quindi hanno fatta una più fredda e una decisamente più calda. Sempre nella collezione c'è anche una cipria, che qua ne fanno vedere solo una, non so sinceramente se hanno fatto un'unica colorazione, poi magari tipo translucent può essere. Il Long Lasting Lip Color in 8 tonalità, qua dicono avere un finish matte, dal pack non sembra assolutamente, però ci fidiamo. Ci sono anche dei rossetti in stick, stavolta con un finish super luminoso, e ci sono in 3 tonalità. 4 tonalità di smalti, tra l'altro Kiko è super famosa per i suoi smalti, e per finire 10 tonalità di matita labbra. Ah no, scordavo, ci sono anche degli ombretti, che dal pack sembrerebbero ombretti liquidi, dalla descrizione invece sembrano più quegli ombretti in polvere con l'applicatore. Nuovo illuminante di MAC, questo è un pack veramente veramente figo. Oddio, ho appena visto la nuova palette di P. Louise, che dire, sono senza parole, è veramente stupenda. Poi io amo queste tonalità super aranciate, calde, quindi amo questa palette. A parte il pack che è veramente figo, tra l'altro noto che c'è la palette grossa con queste tonalità più aranciate e altre tre piccoline, una sulle tonalità dell'azzurro, una del rosa e una del viola. Tutti quanti i pack dovrebbero circa ispirarsi ai dollari, però non c'è effettivamente una palette con le tonalità più color dollaro, più una cosa da Jeffree Star forse. Comunque sono veramente veramente belle. Quelle che sono più nelle mie corde sono appunto quella gigante arancione e quella viola. Passiamo ora a una novità di Revolution Pro, che è uscita con le CC Tint, che per l'estate trovo che sia un prodotto veramente valido e che comunque vanno ad uniformare la carnagione. Stavo guardando se questo aveva anche SPF, non mi sembra, senza andare ad appesantire, tenendo appunto una base leggera però uniformata. Quindi sono dei prodotti che a me per l'estate piacciono veramente tanto, e sto notando che ci sono appunto sia le formulazioni classiche da CC Tint per la base, quindi fondotinta, sia un illuminante. Wayne Goss Cosmetics, l'avete mai sentito? Io non ho mai sentito neanche questo brand, può essere che magari sia disponibile solo in America e qui neanche online, non lo so, o magari semplicemente io non lo conosco, ed è uscita con una nuova linea di pennelli sia viso sia occhi, sembrano veramente carini. Ora non conosco la qualità, però esteticamente sono molto belli. Il video di oggi direi che può concludersi qui, abbiamo visto un po' di novità, più che altro perché più si va indietro più sono cose meno recenti. A me è piaciuto veramente tanto girare questa tipologia di video, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto, che così magari in futuro potrei girare altri episodi. Io come al solito vi ricordo di controllare giù nell'info box, perché lì vi lascio il link per seguirmi sul mio profilo di TikTok, il link per seguirmi sul mio profilo Instagram di makeup e il link per seguirmi sul mio profilo Instagram principale, perché appunto su TikTok e Instagram, a differenza che su YouTube, sono attiva praticamente tutta la settimana, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata e vi aspetto lì, mi raccomando. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!